Mi sentite adesso? Sono stato zitto fino a mo', quindi stavo dicendo giornata allenamento, ma tra l'altro mi è saltato praticamente tutto. Ah, di nuovo. Scusate. Insomma, tutto storto. Mi si bloccano gli alert, non mi si sente il microfono. È un macello. Vabbè, vado avanti così. Comunque, buono perché ero partito veramente una schifezza, quindi posso ripartire da zero. Comandiamo, retro multiplayer, che mi racconti? Allora, entriamo. Riproviamo. Adesso sì, bene. 1, 2, 3. Cioè, adesso riprovo sempre speedrun su questo gioco bellissimo, lo dovete provare tutti. Però, essendo un livello di difficoltà più alto, in linea teorica potrei riuscire ad andare un po' più veloce, visto che qua ci si basa di più sulla difesa che non sull'attacco. Quindi vediamo. Se lui mi attacca, riesco a fargli le contromosse. Niente. Buono. Meno buono. Vola. Tu a te. Ottimo. Bene, bene. Bel primo match. Bello veloce. Ottimo, perché quello prima è stato qualcosa di... Ah! Anzi, avevo perso in quello prima. Alla grande. Vediamo con il finto Gianni che succede. Ottimo inizio. Coprete un po'. Vabbè. Buono. Subisci. Ancora di più. Pensavo fosse andato in stun, invece no. Ottimo! Chiusura! Che vigliaccata, mamma mia! Sì, sì, vai, 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 bello, vai, bello, vai, bello, veloce, veloce, veloce! Ok. Fuma direttamente da World Heroes. Lui è molto forte, molto bravo nelle contromosse, però quando attacca si scopre, quindi se è bello aggressivo è meglio. Tipo qua. Non me l'aspettavo questo. Ok. Pressiamo un po', niente. Ci sta, ho esagerato. Ok. Ok, buono chiusura. Sai che si era stunnato in quel momento, ma non sono riuscito, non l'avevo letto, e quindi sono andato con un colpo meno forte di quello che potevo portare. Attack!
Ok. Esagerato qua. Peccatissimo. Ah. Levantate, idiota. Arriva. Brutta niente. Mi ha tolto troppo tempo lui, è stato poco educato. Veloce, 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 vai, 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 vai. Una delle scene più assurde che abbiamo visto. Il match, peccato per quello precedente che avrei dovuto invece chiuderlo molto più velocemente, che c'è un vantaggio di velocità rispetto a un altro da poco. Eh sì, come al solito. Vabbè, famoso speciale tra i pugni leggeri, insomma. Ovis grande, buonasera a te. Ho ripreso. Dai. Mi è entrata la fatality. Vabbè. Ho ripreso la speedrun a questo gioco bellissimo, lo devi provare assolutamente. Guilty pleasure se ce n'è uno. Attack! Un pochettino che riesco a fare. Questo è un livello di difficoltà più alto. Non mi guardare. Attaccami. Attaccami. Bene. Se riesce questo. Oh, che grande, che match questo. Grandissimo. Fantastico. Beh,
Bellissimo. Vediamo, questo è l'ultimo. Bello. Molto bene, 10:42. Forte. Scusa se lo tengo come tempo. Ok. Molto bene. Allora adesso passerò alla difficoltà 8 e vediamo un pochettino cosa ne esce lì. Così ho un tempo per ogni difficoltà in classifica. Perché le classifiche sono divise per livello 1 difficoltà, livello 4 e livello 8. Quindi adesso io ho livello 1 che avevo fatto prima, livello 4 ora. E adesso tanto vale fare il livello 8 direttamente perché è buono questo tempo. Questo in realtà è un gioco molto poco battuto sulle speedrun per il semplice fatto che non molti lo sanno giocare. Ed effettivamente non è semplicissimo da giocare contro la CPU. Giusto, firmo il punteggio che in realtà non ci sarebbe nemmeno motivo, però, per sicurezza. Musica non male, devo dire. Però la casa produttrice, la DK, ha sempre avuto delle buone musiche. Soprattutto nella serie World Heroes. Ottimo. Solo che per World Heroes l'ha fatta benissimo sia nella versione arcade che nella versione CD. Invece su questa la versione CD suona un po' strano, devo essere sincero. Forse va meglio per l'arcade. Un po' più. Sì, suona meglio la versione classica. Il bello è che quello che si vede nei crediti finali è il karaoke, così tu puoi cantare la canzone del finale, diciamo. Ok, a posto.